e gli segna appoggiando a tabellone. Segna con la mano destra contro il suo petto. Che taglio qui di Viggiano, ed è lo stesso Dequan Jones che rimedia definitivamente i primi due errori con la stoppata, anche se poi Peric, ovvero ancora corto dopo la tripla che ha sbagliato in precedenza, e allora Lumana che ha la possibilità di allungare. Stone va ancora corto, ci mette soltanto una mano. Viggiano arriva, il ladro per eccellenza Peric, che proprio da Viggiano va per un canestro segnato, un fallo subito e un tiro libero aggiuntivo. Incrociato, quello che sai che quello che viene cercato per primo è Pino Sacripanti. Per Cantù, sul 43-36. Ancora un'altra espressione altissima di atletismo giocato. E ritorna a quell'effetto contropiede di cui Coach Michelin ci ha parlato più e più volte. Per Cantù, quando le cose girano bene anche in casa Peric, con il giocatore croato che mette una tripla fondamentale in chiusura di primo tempo, con l'inerzia totalmente. Ma resta il tiro perfetto in esecuzione, qui ancora Johnson Odom su Goss. Dentro la palla, direi, esposizione molto profonda di Peric, che usa molto, molto bene quel piede perno per andare ad appoggiarsi al tabellone. Che ha commesso fallo. Stone fuori dall'arco dei 6.75, figlia la palla a Resch, che poi gliela fa tornare tra le mani. Peric con spazio, si prenderà tripla, replicando quella che aveva ridato ossigeno a Venezia in chiusura. Impedisce. Quanto è troppo importante che Viggiano stia bene, perché renda tutto il gioco di Venezia, l'abbiamo detto, uno degli equilibratori, come piace definirli a te, della squadra veneta, che qui esegue uno splendido pick and roll, tanto per cambiare, chiuso da più. Due Cantù, adesso in difesa, ultimi 2.40 del terzo periodo. Rozier vorrebbe giocare il pick and roll con Horner, che non si materializza. C'è Peric che va addirittura con un preziosismo dietro la schiena, con il semigancio in avvicinamento, giocata tra le più belle di tutta la partita. Buona soltanto nelle intenzioni la giocata del capitano Cantorino. Stomba da Nelson, il taglio di Peric, palla col contagiri, non controllata alla perfezione. Ancora, chi sia andando a destra o andando a sinistra, quell'uso del perno è magistrale. Tocco, la palla che si alza e che viene recuperata da Eric Williams dopo l'errore. Possesso fondamentale questo invece per Cantù per riaprirla dopo l'errore da parte di Venezia. Feldin scivola, la perde, Peric lanciata in contropiede dall'assist di Viggiano. Fa più 5 Reier nel momento più importante della gara. La persa di Feldin, che avevamo detto,